Ritorniamo a parlare del campionato di promozione. Subito però diamo il saluto e il benvenuto a Penalty all'allenatore Giovanni Garofalo, ex allenatore del San Giovanni La Punta di prima categoria. Ciao Giovanni, ben trovato. Buonasera, buonasera. Poi ci racconterai che cosa è successo, senza chiaramente vena polemica, però non riesco a capire come un allenatore che è messo bene in classifica poi insomma subisca un esonero. Nel calcio dilettantistico ci può stare, ci sta anche questo, ci sì. Sta. Ci sta, Salvo, ci sta, benissimo. Allora, subito i risultati di promozione, parliamo del girone C. Rarinantes, Atletico Pedara, 4-1. Atletico Catania, Comprensorio Normanno, 2-2. Sicula Leonzio, Pachino, 1-0. Aci San Filippo, Real Aci, 2-1. Real Avola, Sport Club Palazzolo, 1-3. Agirani Soria, Sporting Priolo, 1-2. Sporting Battiati, Troina, 1-2-1. Riposa, Giarre. In poche parole, in questo girone, con il fatto che il Giarre oggi ha riposato, c'è stata la possibilità della Sicula Leonzio di guadagnare qualche punto, tenendo presente che deve anche recuperare una partita, così come deve recuperare una partita il Giarre. Guardiamo la classifica al completo, però insomma non credo che sia attualmente una classifica ben chiara, perché ci sono troppe partite da recuperare in questo girone C del campionato di promozione. Giarre Calcio, 45 punti. Sicula Leonzio, 43. Comprensorio Normanno, 39. Sporting Battiati, 38. Sport Club Palazzolo, 33. Atletico Catania, 32. Sporting Priolo, 32. Real Aci, 31 punti. Pachino, 27. Aci San Filippo, 27. Atletico Pedara, 19. Troina, 15. Rarinantes, 14. Agirani Soria 11, Real Avola 11 punti. Qualche partita da recuperare, qualche squadra ha già effettuato il turno di riposo, insomma è un girone quello C di promozione un po' ingarbugliato, ciccioramente. No, è un girone secondo me entusiasmante. Sì, questo, su questo siamo tutti d'accordo. È entusiasmante perché gli spunti che offre questo girone sono infiniti. Mai avremmo pensato, forse un mese fa, che tra questi spunti ci sarebbe stato anche il discorso di vertice. Invece da qualche settimana è così. Oggi il Giarre riposava e entrambe le squadre, Giarre e Sicula Leonzio, erano state impegnate in Coppa in settimana con risultati alterni. Qualificazione per il Giarre, sorprendente eliminazione per la Sicula, che è stata fermata in casa dalla Rarinantes ed eliminata. E venendo ad oggi, quindi il Giarre riposava e la Leonzio ha faticato tantissimo contro il Pachino, che si è confermata una squadra molto ostica. Niente di strano infatti che qualche settimana fa aveva fermato il Giarre sul suo campo. Una squadra che, a quanto vedo dai risultati, non l'ho vista giocare. Probabilmente avesse qualche attaccante più prolifico, avrebbe potuto dire la sua molto in alto, perché ha una difesa veramente ottima. E oggi ha perso... L'ha preso l'attaccante. Buda. Forse si deve sbloccare allora, perché segnano poco. L'anno scorso faceva la Serie D col Città di Messina. Sai, potrei sbagliarmi, ma nelle ultime 3-4 partite non hanno fatto un gol. Quindi 0-0 a Giarre, 0-1 oggi e altre partite. Quindi subiscono pochissimo, ma segnano poco. Venendo e i gol sono vitali, perché quando hai un'ottima difesa non puoi fermarti ai pareggi. Anche vincendo potresti acquistare punti importanti. E quindi il Giarre riposava, la Leonzio ha vinto, -2, entrambe le squadre hanno una partita in meno e in attesa dello scontro diretto penso che questa partita in meno sarà decisiva per entrambe. Certo. E andando giù, altra partita interessantissima era quella tra Atletico Catania e Comprensorio Normanno, una partita che a quanto sto leggendo lascia diversi strascichi polemici. È finita 2-2 con un pareggio in extremis del Comprensorio Normanno Paternò, trascinato dall'eterno Pannitteri, anche se il gol era segnato... So che ha fatto gli ultimi 20 minuti. Sì, di campo, ma leggo alla grande. E il gol l'ha fatto ancora una volta Di Mauro, che si sta contendendo con Aleo del Giarre il titolo di capocannoniere del girone, 2-2. Poi abbiamo avuto Palazzolo, Sporting Battiati e Sporting Priolo, tutte e tre vittoriose. E davvero pensare che molte di queste squadre resteranno fuori dai playoff dispiace. Chiudo dicendoti che in coda la Rarinantes ha fatto una grande vittoria per 4-1, quindi è andata avanti in Coppa, ha vinto oggi, probabilmente si è assestata bene. E ti dico che ci sono ben 8 punti tra la quintultima e la sestultima. Ciò vuol dire che i playout sono definiti, per i playoff ci sarà da divertirsi. Incredibile. Riguardiamo un attimo la classifica perché la voglio commentare con i nostri due ospiti. La prima domanda la faccio a Giovanni. Insomma, mi sorprende il fatto che Pannitteri cambi ruolo
e su questo io insomma cerco di capire o un giocatore fa il giocatore o l'allenatore fa l'allenatore, perché poi voglio sottolineare anche che entrambe le cose nella stessa società non sono fattibili, quindi qualcuno mi dovrebbe spiegare un po' meglio il regolamento. Sì, va, al di là del regolamento poi non credo neanche sia molto conveniente una cosa di questo genere. Nel senso siamo in Italia, Ettore. Sì, ma voglio dire, esistono i regolamenti, poc'anzi abbiamo parlato che i regolamenti vanno rispettati, allora sotto questo punto di vista dovremmo anche un po' capire bene, i ruoli devono essere ben definiti già al momento del tesseramento. Chi deve fare l'allenatore ha un suo albo e quindi fa l'allenatore, chi fa il giocatore viene tesserato solo da calciatore e allora non è fattibile questo scambio. Non so nel dilettantismo, dico la verità, io in prima categoria mi ricordo che fino a qualche anno fa si poteva fare questo discorso, no, di allenare e giocare. Bisogna sospendersi dall'albo degli allenatori. No, ma credo sia molto semplice, cioè il giocatore, il panettiere in questione è tesserato come calciatore e poi c'è qualcuno tesserato come allenatore. No, è allenatore e giocatore, no, ma anche in Inghilterra in Serie A si può fare, perché Vialli faceva Vialli. Esatto. E nei dilettanti sapevo fino a qualche anno fa che si potesse fare. Chiederemo informazioni, in modo che così possiamo. Vorrei... Bene. Ettore dice così perché vorrebbe allenare lui. No, no, vorrebbe pure giocare. Vorrebbe fare però ritorniamo al calcio giocato. Anche se era molto preparato. Sì, sì. Assolutamente. Io l'ho avuto allenatore. Anch'io. Io ho allenato Salvo Castorina al tempo dell'Atletico Catania. Allora, Giovanni, ritorniamo al calcio giocato, insomma le polemiche che sono comunque sempre spicciole, non vogliono offendere nessuno. Parliamo di questo Giarre e di questa Sicula Leonzio. Ma io tifo Leonzio perché ho tanti amici lì, da Peppe Leonardi, il presidente, che è stato un mio giocatore per diversi anni, a Pierpaolo, con cui siamo colleghi anche insegnanti di educazione fisica, e insomma ho tanti amici, Alessandro Trovato, di questi giocatori lì, quindi tifo Leonzio, ma oltretutto ho l'impressione già da qualche settimana che il Giarre inizia a sentire un po' sto fiato sul collo. Beh, ha tirato la carretta per tutto il campionato. Sì, io sono convinto che in questo momento la Leonzio ha più probabilità, nonostante i due punti in meno. Vedo sempre che storicamente chi è poi in rincorsa alla fine. Salvo Castorina, finirà così che la Sicula Leonzio rischia un po' di far soffrire il Giarre? Come vedi tu questa situazione, questa lotta? Io le ho viste giocare e devo dire che la Leonzio ha giocatori molto più esperti, molto più abituati a vincere questi campionati. Leonzio quindi... che ha acquistato anche adesso Di Mauro, no? Sì, insomma, certo. Nome storico del calcio siciliano. Certo. Anche se è un 79, voglio dire, non è neanche tanto giovanissimo. Gaetano, però... Gaetano fa la differenza. Sì, è un giocatore fino importante. Fino a qualche mese fa era a Siracusa. Sì, voglio dire. Quindi secondo me la Leonzio è molto più esperta. Il Giarre potrebbe, perché ha un organico giovane, non sono male, hanno Sottile che non è male, Leo, non sono male, però sai, vedere una squadra che da dietro non molla, in questo caso dà fastidio. Il potere logora chi ce l'ha in questo momento, non chi non ce l'ha, chi ce l'ha. È vero, comunque entrambe le squadre sono guidate da due signori allenatori. Questo lo sappiamo, su questo insomma nessuno pensa ci abbia detto. Ma inseguire è sempre più facile che essere inseguito. Anche il Palazzolo non è male, anche se ha tardato, anche il Palazzolo non è male. Ti volevo chiedere qualcosa sul Real Avola, ma non te lo chiedo perché siamo terribilmente in ritardo, però tra non molto te la faccio questa domanda, perché devo chiudere il tabellino di promozione facendo subito il quadro completo del girone D, in modo che così poi andando dopo in pubblicità parleremo anche del campionato di appartenenza attualmente di Salvo Castorina, che è quello di prima categoria, senza nulla togliere comunque a questo campionato, è lavoro. Guardiamo il tabellino del girone D del campionato di promozione. USA Sport, Accademia Empedoclina 3-0, Canicattì Comiso 2-0, Libertas 2010, Ribera 1954 0-3, Real Biscari Jobbing Santa Croce 0-0, Sciacca Mussomeli 1-2, Aragona Sporting Club Racalmuto 1-1, Riposa Atletico Gela e Aquila San Michelese. Il Ribera ancora una volta vince fuori casa, ha già effettuato insomma il suo turno di riposo, come mai? È logico tutto questo. Guardiamo la classifica, anche se insomma già guardando la classifica ci rendiamo conto che i giochi soprattutto per quanto riguarda il primo posto sono fatti ormai da parecchie settimane. Guardiamo comunque il tabellino completo. Ribera 54, 47 punti, Mussomeli 39, Libertas 2010 32, Sporting Club Racalmuto 31, Canicattì
30 punti, Sciacca 29, Comiso 26, Aragona 24, USA Sport 22, Jobbing Santa Croce 21, Atletico Gela 19, Accademia Empedoclina 17, Real Biscari 10, Aquila San Michelese 7 punti. Ricordiamo che lo Scicla è stato escluso dal campionato dopo la quarta rinuncia. Ti do solo 30 secondi, sì. Se no rischiamo di essere ripetitivi su questo girone D del campionato di promozione. Sì, sì, sarò sintetico, diciamo che il Ribera è l'unica squadra tra, i quattro gironi che non sbaglia un colpo e quindi bando alle ciance, sicuramente a un passo, solo la matematica, si aspetta solo la matematica per questa promozione. Vittoria per 3-0, tra l'altro in un campo di una signora squadra come la Libertas 2010. 13 gol segnati, 2 soli pareggi e tante squadre che sperano nei playoff. Sciacca che ha 2 punti di penalizzazione che sarebbero stati importantissimi, Comiso e Aragona che insidiano le altre. Benissimo, 30 secondi sono sufficienti per questo girone, no? Credo che loro siano assolutamente pronti non per andare a disputare il campionato di eccellenza, ma credo anche per l'interregionale, perché già vengono dall'interregionale. Si sono visti defraudati da qualcosa che avevano in mano in maniera incredibile. E quindi hanno rifatto, ora la dirigenza non è la stessa, perché ha cambiato tutto. Però i programmi sono quelli. Beh, una piazza importante come Ribera merita ampiamente categorie superiori. Ed è giusto fare, se ci sono le possibilità, squadre importanti per stravincere il campionato. Prima di andare in pubblicità, Real Avola, sono partiti malissimo, si sono riorganizzati, hanno avuto anche forse un fuoco di paglia, adesso oggi hanno perso, che cosa succede? Recuperare troppi punti poi è sempre molto difficile, no? Per salvarsi. Anche lì ci hanno pensato in ritardo, io sono stato più volte vicino ad essere ingaggiato come direttore, il posto è bellissimo, la piazza è importante, spero che la nuova dirigenza sia quella giusta per ritornare a fare qualcosa di bello, perché il paese lo merita e hanno una fame di calcio esagerata. Lì c'è il triangolo, Avola, Noto, Palazzolo che è importante, dove il calcio veramente Pachino. È un riferimento importante, certo c'è anche Pachino. Ci dobbiamo fermare, dobbiamo soltanto salutare il nostro Ciccio Rametta che rivedremo la prossima settimana naturalmente per continuare a parlare e vivere questi gironi del campionato di promozione che sono sempre molto intensi. Sì, sempre più avvincenti e una buona settimana a tutti. Benissimo, ci dobbiamo fermare come al solito per lanciare la pubblicità, abbiamo la qui presente Penaltina, la nostra Giulia Bonaccorsi. Restate ancora con noi.